Amici sportivi alla visione all'ascolto, buonasera da Stefano Benzi per i grandi incontri di ESPN, appuntamento davvero straordinario tra Chris Eubank e Nigel Benn. Eccolo Nigel Benn, pesi medi 26 anni, 28 combattimenti, 27 le vittorie, la stragrande maggioranza dei quali prima del tempo, e imbattuti invece con 24 vittorie su 24 incontri sostenuti, 13 dei quali al KO, Chris Eubank. Chris Eubank, simply the best, questo è il soprannome del grande pugile inglese, arriva da Brighton. Dicono i bookmaker favorito in questa sfida contro Nigel Benn, The Dark Destroyer, questo l'alias, il soprannome di Nigel Benn, anche lui inglese, leggermente più vecchio di Eubank, i due sono separati da poco più di due anni, è del gennaio 64 Benn e dell'agosto 66 Eubank. Eubank che arriva da una vittoria assolutamente straordinaria il 22 settembre scorso, ha letteralmente distrutto Reginaldo dos Santos, il brasiliano che è arrivato a Kensington con la prospettiva di rendere la vita difficile a Eubank, e Eubank al primo pugno lo ha messo giù. È durato il match pochi secondi. Pronti via, il gong, e Eubank ha scagliato un gran pugno sul volto di Reginaldo dos Santos, il brasiliano è finito giù come un sacco e il match è finito praticamente prima ancora di cominciare. Tocca a Nigel Benn. Adesso rendere la vita difficile a Chris Eubank, che va a difendere il titolo per la terza volta dopo la vittoria ai punti contro Sunderland, dopo la vittoria per KO tecnico contro Doug DeWitt, dopo un'altra vittoria per KO tecnico a Las Vegas contro Iron Barclay, Nigel Benn deve difendere il suo titolo contro Chris Eubank, che ha guadagnato, diciamo così, il diritto dei pesi massimi in questa WBO. Ecco l'ingresso di Nigel Benn, The Dark Destroyer, musica africana per lui, tuta nera e oro luccicante, è il campione del mondo in carica. Avete visto la sagoma estremamente determinata, concentrata di Chris Eubank, che è entrato sul ring, è salito sul ring in modo piuttosto semplice, senza troppe fanfare, senza troppi inni, estremamente tranquillo. Eubank fasciato soltanto di un asciugamano sistemato a mo' di poncio. Nigel Benn, una sola sconfitta, lo ricordiamo, per Nigel Benn contro Michael Watson a Londra il 21 maggio dell'89 scorso. Un'unica sconfitta per KO alla sesta ripresa.
Tutto è pronto finalmente per il match tra Chris Eubank e Nigel Benn. Avete visto l'atteggiamento dei due pugili, dimesso, concentrato, molto determinato, quello di Chris Eubank, poco spettacolare, estremamente concreto. Eccolo vicino al suo allenatore. Chris, Simply the Bank, Simply the Best, Eubank. Ladies and gentlemen, presenting and introducing to you in the blue corner with the white and the red shorts, with 24 wins from 24 contests, 14 inside the distance, the challenger for the title from Brighton in Sussex, Chris Eubank. L'abbiamo ascoltato in audio naturale il l'annuncio di presentazione di Chris Eubank, fisico massiccio, scolpito, molto determinato, lo vedete anche dal suo atteggiamento, poco spettacolare, ha dimostrato di avere una determinazione feroce questo pugile, più spettacolare, così come è giusto che sia anche un campione del mondo in carica che difende per la terza volta il suo titolo. Ecco invece Nigel Benn, Nigel Benn, the Black Destroyer, il distruttore nero. Vediamo se sarà in grado di distruggere anche la solidità di Eubank. Sulla sinistra del vostro teleschermo, con i pantaloncini bianco-rossi, tradizionale pantalone nero scintillante per Nigel Benn, i due sono connazionali, si guardano con cattiveria. È tutto un programma lo sguardo di Nigel Benn ed è anche tutto un programma il suo atteggiamento nel momento di dare il jab dell'imbocca al lupo, tradizionale tra gli sportivi del pugilato. Quello che dà non è un colpetto, ma è un autentico gesto di sfida. Eccolo, Nigel Benn, il distruttore nero, nato a Dilford, Inghilterra. 27 match, 20 vittorie per KO, 6 vittorie per KO tecnico, un KO subito, solo uno, da Michael Watson. 24 vittorie, le prime quasi tutte ai punti per Eubank, mentre sono partiti Eubank, che cerca subito di toccare il campione del mondo in carica dei pesi medi e cerca di infastidirlo. Dichiarazioni all'insegna dell'aggressività, anche quelle di Benn prima del match, dichiarazioni più contenute, più umili, più modeste, quelle di Eubanks. Devo dimostrare soprattutto a me stesso di essere in grado di meritarmi questa corona che Nigel Benn mette in palio qui al National Exhibition Center di Birmingham contro questo pugile imbattuto. 24 vittorie per Chris Eubank. Più aggressivo l'atteggiamento di Eubank in questo primo round, combattimento che, lo ricordiamo, è al meglio delle 12 riprese. A vuoto il destro di Nigel Benn, la sua arma migliore. Destro al fianco da parte di Benn, lo stringe Eubank, va a segno, un uppercut ed è ancora a segno Eubank, un paio di centri decisamente importanti, il primo al mento, il secondo al volto, ancora Eubank. C'è la risposta da parte di Nigel Benn, che col sinistro cerca di pungere l'avversario. Grande pubblico delle grandissime occasioni per questa sfida, in una riunione decisamente interessante che vede questo match valido per il mondiale dei medi come punto di forza, come
evento principale. Eubank molto alta, la guardia di Ben più bassa, quella di Eubank. Prima ripresa che mi sembra di poter definire per ora sicuramente appannaggio dello sfidante. Chris Eubank, simply the best, ha in un paio di occasioni toccato anche con una certa durezza Nigel Benn. Ancora segno. Eubank non ha gradito Eubank l'atteggiamento di Benn, che lo ha quasi sollevato dal ring. Eubank ha trattenuto il collo dell'avversario, il break da parte dell'arbitro. Match che riprende e c'è la fine del primo round. Vedete l'atteggiamento molto aggressivo, atteggiamento di sfida molto plateale, quella di Nigel Benn, che al ring è andato alle spalle di Eubank quasi a volerlo sfidare, quasi a volerlo colpire. I due guadagnano l'angolo, un primo round equilibrato in cui Eubank però ha dimostrato di avere i numeri per poter infastidire costantemente Nigel Benn. Ancora molto concentrato Nigel Benn sulle raccomandazioni del suo tecnico. Nigel Benn non ha un manager, cura i suoi interessi in modo autonomo, mentre Chris Eubank è gestito da Barry Hearn ed è allenato da Ron Davis. Secondo round, dopo un primo round equilibrato ma inizialmente più appannaggio di Eubanks che non di Benn. Ancora Eubank che cerca di andare a toccare il campione in carica. Scambio ravvicinato al corpo tra i due, prima col sinistro, poi ancora col destro. Eubank buona la combinazione adesso di Benn, che va due volte a segno. Decisamente pesante il suo primo colpo. Ancora Benn e prova ad allontanarlo Eubank con il destro. Ancora combinazione al corpo di Eubank, che cerca di reagire. Estremo equilibrio, un primo round più su Eubank, un secondo round dove Benn ha messo in chiaro un paio di cose all'avversario. Va a vuoto Eubank, cerca di coglierlo in controtempo Benn, va a vuoto anche lui. Si prolunga la fase di studio. Bello questo scambio con Eubank, che coglie un attimo di incertezza nella guardia di Benn e lo segna. Ancora Eubank, che sta dimostrando un'estrema competitività, un'estrema combattività rispetto all'avversario, che lo colpisce adesso da dietro. L'arbitro dà il break. Ancora Eubank, bella, superba combinazione ancora di Eubank, che va a segno. È toccato duramente Benn e sicuramente ha fatto male questo colpo. Ancora Eubank, che intuisce un momento di difficoltà da parte dell'avversario, cerca ancora di toccarlo con queste combinazioni ravvicinate. Benn sicuramente ha sentito il pugno dell'avversario. Ancora Eubank costringe alle corde l'avversario. È in difficoltà il campione del mondo. Attenzione, Eubank ancora a segno. Benn che cerca di schivarlo, cerca di uscire dalla corda, vuole stringere nell'angolo a sua volta Eubank, non vi riesce. Eubank ancora la sua azione, determinatissima, eccellente
il colpo di Eubank, che adesso regge lo sguardo dell'avversario. Terza ripresa, avete visto Eubank, il modo in cui è andato ad affrontare alla fine del round l'avversario, che lo ha sfidato con lo sguardo penetrante, sguardo fisso negli occhi. Eubank quasi a voler dire: io sono qui, adesso non me ne vado. E i due si sono guardati per qualche secondo prima di raggiungere il loro angolo. È una grande sfida, e mi sembra di vedere negli occhi del campione sicuramente qualche momento di incertezza nel secondo round. Ma adesso la reazione di Ben è straordinaria, ancora Ben. Eubank riesce a reggere, Ben però lo ha toccato, e lo ha toccato in modo severo. Ancora Ben, e cerca questa volta con il sinistro di mettere in difficoltà un avversario che fino ad ora lo ha sicuramente messo in guardia sulle proprie capacità. Ben d'incontro trova ancora il volto di Eubank, cerca il corpo dell'avversario, cerca di fiaccarlo Eubank. Combattimento molto gagliardo e anche molto tecnico tra due ottimi pugili estremamente preparati, che indipendentemente dagli atteggiamenti di sfida si rispettano molto. Eubank in parità per ora questa terza ripresa, una ripresa in cui Ben sta cercando di recuperare qualcosa, ma è ancora Eubank che cerca di metterlo in difficoltà. Esce da un momento di imbarazzo Ben, che torna a sfidare l'avversario, ma è ancora Eubank a toccarlo. I due approfittano della guardia più bassa l'uno dell'altro, si toccano a vicenda. Avete visto, ancora Ben ha tirato giù la guardia, quasi a voler invitare l'avversario a colpirlo. Non direi che ce n'è bisogno. Eubank si sta dimostrando all'altezza di questo match e del tre volte campione del mondiale dei pesi medi, Nigel Benn, the Dark Destroyer. Iron Barclay, il suo ultimo sfidante, messo a tacere per KO tecnico alla prima ripresa. E c'è ancora il ring che interrompe l'azione dei due. Direi un round tutto sommato in parità, questo terzo round. Un round che ha visto tanto Eubank quanto Ben mettere a segno qualche colpo importante. Sicuramente un'azione, quella di Eubank, più costante, più continua. Ben di tanto in tanto ha segnato, ha trovato il volto dell'avversario, ma ha impressionato la determinazione di Eubank, che peraltro, lo ricordiamo, arriva da questa vittoria straordinaria a Kensington contro Reginaldo Dos Santos, buttato giù al primo pugno, trattato come un qualsiasi sparring partner. Ancora il match che giunge al suo quarto round, match, lo ricordiamo, al meglio delle 12 riprese. Schermaglie di studio, ancora Eubank sistema un destro davvero notevole, ancora in difficoltà Nigel Benn, mai così in difficoltà negli incontri precedenti per il titolo. Cerca di uscire dalle corde Nigel Benn, ma ha sentito ancora sul volto, sulla parte
sinistra del volto il violentissimo destro di Chris Eubank di Dulwich, sobborgo di Londra. È qui che ha cominciato a muovere i suoi primi passi, pugile di 1,78 m che rende 2 cm al suo avversario, appena più basso di lui. Ancora Nigel Benn è in difficoltà il campione, è stato in difficoltà nel primo round, nel secondo anche, nel terzo meno, ma in questo quarto round ancora un colpo di Eubank decisamente a segno, e adesso Nigel Benn viene fuori alla sua maniera, il sinistro che fa barcollare ancora Eubank. Nigel Benn capisce che è il momento di attaccare, è il campione, si è reso conto di avere fatto male al suo avversario che per la prima volta dall'inizio del match va a barcollare pesantemente, toccato al fianco sinistro, ancora un destro al volto, ancora un destro al volto. Nigel Benn, che vediamo tra l'altro con l'occhio sinistro piuttosto segnato, stiamo cercando di scorgere qualche segno anche sul volto di Eubank, che sicuramente non ha vissuto bene questa quarta ripresa, una quarta ripresa per lui difficile, una quarta ripresa che per la prima volta dall'arco del match lo ha visto in netta difficoltà rispetto al suo avversario. Ancora Nigel Benn stretto alle corde, esce bene, bellissima l'azione di Benn che era stretto e è uscito con un gancio sinistro e ha messo in grande difficoltà il suo avversario, poi colpito ancora con un gancio che ha fatto barcollare Eubank. Torniamo tra qualche istante con il prosieguo del match. Rieccoci insieme. Si è rivisto il campione nel corso della quarta ripresa, Nigel Benn ha sicuramente dato dimostrazione di una certa reattività dopo un inizio comunque non facile in cui Eubank ha cercato di metterlo in difficoltà in più di un'occasione, riuscendoci anche peraltro. Ma non è la prima volta che Benn va in difficoltà agli inizi, il 26 ottobre dell'88 contro Logan Benn viene atterrato subito nel primo round, poi riceve una scarica da Logan di 22 pugni consecutivi, ma alla fine la sua reazione è talmente rabbiosa che Logan finisce giù alla seconda ripresa. È un pugile che riesce anche a gestire con una certa autonomia, con una certa sicurezza i momenti di difficoltà, ma che ha proprio nella sua reattività uno dei punti di forza, uno dei punti migliori. Eubank cerca ancora di toccare l'avversario e vi riesce ancora Eubank adesso ad andare in avanti, ci si attendeva forse una conferma da parte di Nigel Benn in questa quinta ripresa e arriva invece la reazione di Eubank alla superiorità del campione evidenziata nel corso del quarto round. Ancora Nigel Benn, è un bel combattimento davvero, ancora Nigel Benn col sinistro e il sinistro di reazione di Eubank. Avete visto leggermente basso il colpo di Eubank e Benn ancora una volta ha avuto un atteggiamento divertente dicendogli è qui che devi colpire e indicandogli il fianco. A vuoto Eubank, è chiuso l'occhio sinistro di Nigel Benn. Ricordo del primo colpo subito da Eubank, ma anche l'occhio sinistro di Eubank, dello sfidante, visibilmente segnato. Ancora
momento in cui i due pugili si fronteggiano e Eubank coglie l'attimo per attaccare, segna ancora la parte sinistra del volto di Nigel Benn e ancora a segno Eubank. Nigel Benn questa volta è in difficoltà, cerca di difendersi, cerca di scrollarsi la pressione dell'avversario, va alle corde, ne esce, finisce il round e questa volta l'atteggiamento di Nigel Benn diventa dimesso. Sicuramente in difficoltà il campione. Sesta ripresa che si annuncia sicuramente di difficile lettura. Ora come ora ai punti mi sembra decisamente dalla parte di Eubank il computo, ma sono valutazioni queste di carattere del tutto personale. Mentre vedete allo slow motion è ancora più impressionante la combinazione di Eubank che ha caricato un gran sinistro e qua vedete mette a segno ancora il suo sinistro. Direi ha fatto danni Eubank in questa ripresa nei confronti dell'avversario. Eubank che si appresta a questo sesto round sicuramente in superiorità di punteggio e soprattutto con il volto del suo avversario visibilmente segnato sopra e sotto l'occhio sinistro. Una ferita importante direi quella di Nigel Benn, mentre Eubank continua a dimostrarsi estremamente lucido, va a segno ancora due volte. Nigel Benn alle corde, schermaglie tra i due, si studiano, cerca di uscire, Benn lo rintuzza, Eubank ancora a segno anche se non in modo molto significativo. Qui comincia a sentirsi sicuramente anche la stanchezza di 5 riprese già completate, 5 riprese sicuramente non facili per entrambi. Anche Eubank ha avuto il suo da fare a tenere calmo Nigel Benn, che ha questi atteggiamenti che a volte lo dimostrano forse più reattivo di quanto in realtà non sia, perché i colpi che ha ricevuto da Eubank soprattutto nella ultima ripresa, nella quinta ripresa, sono stati importanti. Ancora un affondo di Benn raccolto e rispedito al mittente dall'avversario, cerca di andare a segno ancora Benn, c'è un colpo basso qui da parte di Benn. Pubblico che non apprezza, non sappiamo se il pubblico stia criticando l'atteggiamento di Eubank che ha subito un colpo e sembra quasi voler dimostrare di aver subito un colpo basso volontario da parte del suo avversario. Nigel Benn è tornato al suo angolo, Eubank non viene conteggiato. Ancora un colpo importante però da parte di Benn che lo colpisce con più sinistri prima e poi destri al fianco. Ancora Eubank come nella quarta ripresa barcolla, resta in piedi e ancora Benn attacca. Questa ripresa sicuramente dalla parte di Benn, da vedere la combinazione precedente, da capire se quel colpo di Benn è veramente andato sotto la cintura o meno. Prova a segnare ancora il volto dell'avversario Eubank. Ancora Eubank che offre però il proprio fianco sinistro al suo avversario che adesso ha l'occhio sinistro quasi completamente chiuso. Ancora al fianco sinistro Eubank, colpito da Nigel Benn. Il distruttore adesso ha raccolto un gran pugno, mentre rivediamo l'azione di poc'anzi.
E non c'era l'arbitro davanti proprio nel momento della conclusione, ma mi sembra che il colpo in effetti di Ben sia andato leggermente al di sotto della cintura avversaria. Forse Eubank ha accentuato un po' gli effetti di questa botta, ma sicuramente, anche se non credo nella volontarietà del gesto di Ben, il colpo leggermente sotto c'era. Round che prosegue con la settima ripresa. Predilige il fianco sinistro dell'avversario come proprio obiettivo, a un destro sempre molto efficace, sempre molto lungo. Ben adesso è col sinistro, poi ancora col destro. Destri al corpo da parte di Ben, e gancio piuttosto importante da parte di Eubank. Eubank, prevedibile però la sua conclusione. Ben che cerca ancora di lavorare molto al fianco, di lavorare molto sul corpo avversario. Adesso è nell'angolo, Eubank riesce ad uscirne e c'è un forse una leggera testata da parte di Eubank. Ancora un sinistro dello sfidante a segno, campione ancora leggermente in difficoltà in questo frangente. È un duello però direi piuttosto equilibrato in questa ripresa. Va a vuoto Eubank, che rischia di farsi cogliere in controtempo dall'avversario, che lo colpisce ancora con una serie di colpi di destro al fianco e al braccio. Ancora Eubank trattenuto e colpito da Dan, ma sono colpi che non sembrano fargli male. Ah, violentissimo, violentissima combinazione di Eubank, sinistro-destro. Dan sembra quasi dimostrare di non aver subito nulla, invece il danno c'è ed è un danno serio. Dice come on, gli dice Nigel Benn, ma non esagererei, perché Eubank questa volta gli ha fatto male. Ancora un sinistro violento da parte di Eubank, e Nigel Benn lo va di nuovo a colpire sotto. Ancora Nigel Benn in difficoltà, il campione. È stata violentissima la combinazione di Eubank sinistro-destro, che ha messo in grande difficoltà Nigel Benn. Mai così in difficoltà il campione nei match precedenti, in cui ha difeso il titolo dei pesi medi della WBO. Assolutamente importante ancora questa ripresa per Eubank nel computo dei punti. Rivediamo, mamma mia, sinistro destro, lo ha proprio centrato con estrema violenza e poi ha ancora sfiorato altri due colpi, tre colpi, ancora un sinistro. Ma la combinazione importante, quella precedente, qui vedete Ben si atteggia, cerca di dimostrare una superiorità caratteriale ostentata che forse in quel momento non vede Ben così sicuro di sé come vuole mostrare al suo avversario. I colpi di Eubank questa volta, così come nella prima ripresa e nella terza ripresa, gli hanno fatto davvero male. Ottavo round. Eubank ha aperto una brutta ferita sotto l'occhio sinistro del suo avversario, che avete visto è stata curata, riparata con dell'emostatico, ma il segno c'è. Anche Eubank ha una ferita importante sotto l'occhio sinistro, ma mi sembra decisamente meno problematica di quella subita da Ben. Abbassa la guardia in segno di sfida Ben, ma il destro di Eubank quasi andava a segno. Ancora Eubank. Dan credo
Nagelbein credo debba cercare di mettere a segno colpi importanti, perché ai punti il suo avversario al momento ha un vantaggio significativo. E va giù! Va giù Eubank! Va giù Eubank! Va giù Eubank, che viene contato adesso! Viene contato dall'arbitro, lo dicevamo, non fidarsi, mai fidarsi di Ben, che subisce, sembra subire, poi quando è il momento mette a segno i colpi che fanno più male, mette a segno i colpi che buttano giù. E anche questa volta, nell'ottava ripresa, il destro di Ben è andato a segno e ha buttato giù Eubank, che si è subito tirato in piedi, si è fatto contare fino al 6 dall'arbitro, ma fosse per lui avrebbe ripreso il combattimento immediatamente. Ben spende le sue energie per riguadagnare lo svantaggio che aveva nei confronti dell'avversario. Sicuramente questa ottava ripresa ha un peso nell'economia dei punti del match. È andato giù ed è il primo tappeto per Eubank di questo match, per la verità il primo tappeto in assoluto di questo match. Eubank non ci è andato spesso in precedenza, lo ricordiamo, 24 i match subiti, 24 i match sostenuti da Eubank, solo vittorie per KO per lui. Ancora un colpo da parte di Ben. Eubank ancora va a lamentarsi con l'arbitro di un colpo alla nuca. Sorride Ben, questa volta sa di avere messo a segno colpi importanti che bastano sicuramente a far incrinare un po' la sicurezza che Eubank aveva conquistato nel corso dei round precedenti. Ancora lo sguardo di sfida tra i due, guardate Eubank che si avvicina al proprio angolo, come dire, signori, non è successo niente, sono inciampato. Può essere che sia inciampato, ma rivediamolo questo colpo di Ben. Boom! Colpo alla tempia destra. E noi ci fermiamo per qualche istante prima di tornare sul ring. Nona ripresa. Round 9. Devo dire che il volto di Ben è veramente segnato e vediamo se Ben, però, il campione del mondo in carica, pantaloncini neri luccicanti, è riuscito in qualche modo a riguadagnare morale su Eubank. Ancora Ben che cerca di sfruttare questi primi secondi della nona ripresa per dare fastidio all'avversario. Avversario che alcune riprese le ha sicuramente dominate. Ben però è riuscito nell'intento di metterlo al tappeto, un gran destro che ha colpito Eubank al volto e che lo ha messo in ginocchio per un paio di secondi prima che Eubank ostentasse una gran sicurezza. Ancora a segno Eubank, non approfitta però del momento di sbandamento del suo avversario, lo colpisce ancora adesso con un sinistro, ancora un sinistro da parte di Eubank, ancora un sinistro d'incontro di Eubank, con Ben che cerca ancora di fiaccare il suo braccio sinistro. Nell'angolo Eubank ne esce senza colpo ferire. Ben sta cercando probabilmente di trovare il momento giusto per un nuovo assalto al suo avversario. Difficile capire quale possa essere la valutazione dei giudici dopo il conteggio subito da Eubank.
Ma dopo i numerosi colpi messi a segno dallo stesso Eubank nei confronti del campione in carica, Eubank si difende, arriva il break dell'arbitro, ancora Eubank stretto nell'angolo, cerca di andare a segno con un sinistro, va ancora in ginocchio Eubank, non c'è nessun conteggio, dice l'arbitro. Stanchezza che sicuramente comincia a farsi sentire, ancora a segno Eubank. Eubank ancora ci riprova, barcolla Ben, attenzione Ben, Ben è in grandissima difficoltà il campione, ancora una combinazione violentissima di pugni al volto da parte di Eubank. Arriva probabilmente anche il conteggio dell'arbitro, no, si continua. Stanchissimi due, Ben ha barcollato questa volta, ancora a segno Eubank, sinistro e fuori, interrompe il match, non può andare avanti il campione e KO tecnico, vittoria per Eubank, 25esima vittoria per Eubank che conquista la corona mondiale dei pesi medi strappandola al campione in carica Nigel Benn. Vittoria sofferta, vittoria difficile dopo che Eubank era anche andato giù, ma l'impressione comunque è stata quella di un Eubank sostanzialmente superiore al suo avversario, che ha ostentato una sicurezza ma era una sicurezza di facciata. Ancora in quest'ultima ripresa avete visto i colpi subiti da Ben, sono stati decisamente importanti, una combinazione al volto che ha fatto barcollare, quasi crollare Ben, poi Ben ha ricevuto un altro sinistro, un altro destro al volto e l'arbitro ha deciso di chiamarlo fuori dal match. KO tecnico e vittoria e corona mondiale dei medi WBO per Chris Eubank, simply the best, questo è il suo alias, una vittoria davvero importante su un campione, su un autentico fuoriclasse qual è Nigel Benn, che subisce la sua seconda sconfitta in carriera. Questo è il momento decisivo del match con Eubank che vede il suo avversario barcollare, cerca di farlo andare giù, non vi riesce, poi su questo pugno l'arbitro dichiara finita la sfida. Vittoria per Chris Eubank.